questa pila che vedete sono i volumi da libreria di Dampier, però ne mancano due. Qualcuno me li ha rubati perché sono molto belli, quindi è inutile, non si possono neanche tenere qui in ufficio tranquilli, che c'è sempre qualcuno che ti deruba. Vedete, incubi italiani, in classici del terrore, caccia ai vampiri. Questi libri sfatano il luogo comune che Dampier sia una serie che non si possa leggere se non partendo dal numero uno. Certo, sarebbe meglio, però si può anche antologizzare, e lo ha dimostrato questa bellissima serie brussurata di libri, che ne sono uno all'anno, in cui abbiamo messo alcuni dei capodopera della serie. Questa volta la saga di Ixtlan raccoglie i quattro volumi in cui Harlan, Kuriak e Tesla affrontano uno dei loro più acerrimi nemici, cioè il maestro della notte Ixtlan, che all'inizio della storia definisco il nemico senza nome, perché effettivamente Ixtlan non è il suo nome. I vampiri, i maestri della notte, hanno dei nomi che scelgono a seconda dei popoli con cui sono stato a contatto e che useranno come loro branco, come loro terreno di caccia e di prede. E in questo caso Ixtlan è un maestro della notte, cioè un arcivampiro che vive in America, in Sud America e poi anche nel Nord America, come capiremo, e ha delle ascendenze azteche, indiane, ha diversi nomi a seconda delle popolazioni con cui entra in contatto. Questo volume è anche frutto di una collaborazione tra me e Maurizio Colombo, l'altro autore della serie, che scrisse lui il primo episodio, La Milizia Oscura, un episodio doppiamente colombiano, perché oltre ad essere scritto da Maurizio Colombo è anche ambientato in Colombia, e presenta uno dei personaggi cardine della serie, il detective Bobby Quintana, che combatte i narcotrafficanti guidati appunto dal maestro della notte Ixtlan. La prima storia è una storia assolutamente gangsteristica horror, ma e anche la seconda lo è, e infatti si svolge anche qui su soggetto originariamente di Colombo, ma la sceneggiatura poi è diventata mia, è diventata ancora più pazza e visionaria, si svolge a Las Vegas e introduciamo un altro gangster famoso, veramente esistito, Bugsy Siegel, non morto di Ixtlan, che diventerà un avversario di Harlan per molti numeri, fino alla sua seconda di partita, quella definitiva, no? Ed è anche un personaggio che, pur essendo molto cattivo, ha dei lati simpatici. Questo non si può dire per il suo padrone Ixtlan, che addirittura negli ultimi due episodi della serie scopriamo essere l'eminenza grigia dietro Area 51, la celebre base misteriosa nel deserto legata alle leggende degli UFO e dei dischi volanti, insomma. Detta così, questa saga può sembrare un grande minestrone di fantasia, di horror, di giallo. In realtà è un po' tutto questo, ma vedrete che c'è una sua coerenza interna narrativa, ma le sorprese non mancano e sono supportate meravigliosamente bene, devo dire, dagli splendidi disegni di Nicola Gianzianella, che ha unificato col suo stile tutti i quattro episodi della saga. Quindi vi invito a leggere questo volume e a sfatare, come dicevo, il mito che quando si legge Harlan non si capisce niente. Beh, bisogna concentrarsi un po', però è molto ricco, vi assicuro, e chi apprezza la narrativa avventurosa, complessa, horror e con molta fantascienza di primordi, in questo caso, dovrebbe divertirsi.